ci tenevo a venire per ringraziare non solo per i contributi importanti da un punto di vista economico che la Chiesa Valdese dà con l'8 per mille, ma ringraziare anche per il lavoro che viene svolto sul nostro territorio. Recentemente sono andata a visitare alcune delle strutture gestite in collaborazione con la Chiesa Valdese e devo dire viene fatto un lavoro da tutti gli operatori e da chi le gestisce straordinario, un lavoro di grande qualità e di grande sensibilità, e questo per noi come amministrazione non può che essere un orgoglio. Oltre a questo però c'è un aspetto che chiaramente, essendo l'assessore alle politiche sociali e alla casa, sono le deleghe più d'impatto, più forti, di cui si tende sempre a parlare, ma c'è un'altra delega che è una delega piccolina, però alla quale io tengo particolarmente perché è piccolina nella sostanza delle emergenze, ma invece estremamente importante per quello che riguarda i valori etici e culturali che portano poi alla tolleranza e al reciproco scambio e arricchimento culturale, che è la delega dell'accoglienza e dell'integrazione. E come viene intesa questa delega? Viene intesa con il dialogo tra i vari mondi culturali e i vari mondi religiosi, perciò io penso che sia fondamentale cercare anche, oltre a quello che riguarda le politiche sociali e sanitarie, perciò tutti i fondi, penso che sia importante mantenere i rapporti che finora ci sono stati, ma cercare di fare in modo che si creino sempre più sinergie per una reciproca conoscenza approfondita. Particolarmente in questi giorni l'abbiamo visto in maniera molto forte, con tutte le polemiche che sono scaturite sull'emergenza immigrazione, sui Rom. Si tende a creare un allarmismo, purtroppo, che può diventare in alcuni casi estremamente pericoloso, e soprattutto in questi momenti io penso che ancora di più dobbiamo dare dei segnali, perciò su questo è già un invito a ricontattarvi per cercare di avviare tutta una serie di percorsi insieme all'amministrazione di dialogo forte per mandare un segnale contrario a tutte le varie forme di intolleranza. E vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione e felice e speranzosa in una futura proficua collaborazione come c'è sempre stata. Grazie.